generica. Primo esperimento timidissimo, questi sono due esperimenti di hardware, non so se qualcuno li usa, ma io mi ci diverto un sacco. Ho deviato il 5% del traffico della campagna originale, tutta segmentata, in questo caso erano brand vestiti, immaginatevi Jux, quindi c'avete, erano tutte query in brand, quindi Jux maglia donna, Jux maglia donna rosse, Jux maglia donna rosse con lo scotto a V, 1,5 milioni di gruppi di annunci, contro un'altra campagna che aveva un solo gruppo di annunci con una sola parola chiave generica, Jux, se il brand fosse stato Jux. Questo è stato il primo risultato, vabbè, il CPC era già un centesimo. Costo di conversione da 1,03 a 0,79. Insomma, ci ho preso gusto. Si chiede rifatto con il 50%. Si conferma un risultato interessante. Ho pensato, però vabbè, è un caso particolare. Tutto brand, il CPC era già bassissimo. Ci ritrovo con una campagna che non ha niente di brand. Immaginatevi, questa che è? Secondo tentativo? In questa campagna qui era appunto una campagna dove non c'era brand, c'erano parole chiave di vario tipo. Stesso discorso, in realtà l'obiettivo di questo utente, di questo cliente era ottenere il maggior numero possibile di click, quindi visite. Le conversioni sono state quasi un effetto collaterale, sono arrivate anche quelle per fortuna. Però quello che mi interessava era ridurre il CPC, passare da un CPC manuale, ne parlerò meglio dopo, comunque passare da una corrispondenza esatta, strutturata, a una generica e dopo vedremo anche quanto influisce la strategia di bidding e tutto questo. Ci prendo gusto, quindi lo ripeto, in questo caso campagna senza brand. Immaginatevi un'azienda che vende sedie e quindi ci avrà tutti i gruppi di annunci che saranno sedie impagliate con schienale e due braccioli. L'altra è sedie. Una parola chiave, sedie. Finito. È andata meglio, anche lì. Non ci credevo. Questa ce l'ho messa perché ogni tanto per usare l'interfaccia nuova di AdWords. Scusa, ti interrompo che era attinente. Ma sedie e poi avrei messo 8 milioni diverse o? Ci arrivo. Domanda pertinentissima, ci arrivo. Questa serviva per far vedere l'interfaccia nuova di AdWords. Comunque anche qui si vede che migliorano le conversioni, dal costo per conversione. Insomma, mi ero innamorato. Ragazzi, si fa tanto prima. Questo ovviamente dipende tanto da modello di attribuzione e strategia di bidding. Se sulle campagne esatte, comunque insomma su una SCAG, tendenzialmente si utilizza un CPC manuale, al massimo con uno script che te lo corregge in funzione dei risultati, eccetera, eccetera, il CPC manuale con una generica con me ha dato risultati pessimi. Mi sono trovato molto bene con massimizza click con priorità alle conversioni, qualora il mio budget non saturi il totale delle query, insomma delle impression disponibili, perché se io ho troppi soldi per la totalità delle query, finisce che con massimizza click offro troppo, quindi pago troppo il click. In quel caso mi sono trovato meglio con CPA target. Massimizza le conversioni, ma più o meno, non ho avuto risultati né nefasti né belli, sta lì nel mezzo. Provate anche le DSA, perché in realtà, utilizzando una chiave generica, si va a avere un comportamento di campagna non troppo dissimile da una DSA. Cambia su alcuni aspetti, tra virgolette, maggior controllo, ma nemmeno sempre, e sul fatto che gli annunci li scrivi te. Perché penso che si ottenga questo tipo di risultato? Perché in dei casi, quindi conta tanto come è composto la totalità del nostro iceberg di query, rischiamo di, come se fosse latte, togliamo tutta la crema con le parole esatte e lasciamo una parte poco buona alle parole in generica e quindi avranno sempre performance bassine. Se noi lasciamo che queste parole chiave prendano tutto, tendenzialmente la parola chiave avrà un punteggio di qualità abbastanza buono e con quel punteggio di qualità parteciperà anche alle aste meno competitive. Questo insomma, ci dà soddisfazione. Quindi a questo punto mi ero molto innamorato di questa cosa, ovviamente per farlo funzionare bene serve un bello storico, perché se abbiamo pochissime conversioni, mettiamo massimizza i click e anche un modello di attribuzione che tipo premia la click, tendenzialmente funziona male. Un modello di attribuzione basato sui dati, un bello storico di conversioni, dà modo all'algoritmo di AdWords di capire quali query porteranno effettivamente una conversione. Se ad esempio accendo una campagna, zero storico e parto subito con una generica, quasi sicuro fa schifo. Se invece parto con delle parole esatte, crea uno storico, quando ho un po' di conversioni,
comincio a spostarmi verso un bitbit più generico e lavorando pesantemente di negative, soprattutto all'inizio quando rischio appunto di intercettare roba completamente fuori target, alla fine insomma sono riuscito a ottenere risultati incoraggianti. Ovviamente risparmiate un sacco di tempo che potete investire in modi più proficui, dovete starci attenti perché comunque ad esempio per avere un buon punteggio di qualità uso tanto la keyword insertion, piazzando tante più volte dentro un annuncio. È ovvio che con una parola generica potrei poi vedere dentro il mio annuncio delle cose completamente non in linea perlomeno con il brand, si rischia una bella signora figura lì, quindi ci vuole attenzione, stare attenti, monitorare il tutto, non è così semplice, però diciamo che quando c'è un po' di volano e prende via funziona, cioè almeno può funzionare, è una cosa sicuramente da valutare come una DSA, rimane una strategia non troppo dissimile da quella che è una DSA, quindi se avete campagne con un buono storico sfruttate l'opportunità di fare esperimenti, quindi non vi spappolate il lavoro fatto in anni costruendo una campagna perfetta e vi mettete un esperimento in accanto per vedere cosa ne viene fuori. Ci sta che ne nasca qualche sorpresa. Tutto lì. Penso di aver finito. Sì. Sono stato velocissimo, è un problema che si dice spesso nella vita. Super veloce perché abbiamo tantissimo.